Probabile, nessuno immaginava che potesse verificarsi. Le ascolteremo in una loro versione che è No More Tears. Però abbiamo delle fonti. Diciamole. Che, insomma, sai, il magazine di questa sera. Hai studiato questa settimana per trovare queste curiosità. Curiosità. Come abbiamo detto, era impensabile, quasi irreale, che le due donne si trovassero insieme. La leggenda vuole che le due prime donne si siano incontrate per la prima volta ad un party a casa di Frank Sinatra. E proprio lui sta sempre in mezzo. Sembra abbia lanciato l'idea di un duetto fra Donna Summer e Barbara Streisand. Interessante. La rivalità però continuò e l'incisione delle due voci è stata fatta in un'unica sessione, ma le cantanti, pur trovandosi faccia a faccia, sembra che non abbiano avuto nessun dialogo tra loro. Piuttosto che rispettare i ruoli e affidare la parte melodica alla Streisand e la parte ritmata alla Summer, la Streisand voleva dimostrare che a parti invertite lei avrebbe potuto fare quella che Donna Summer, insomma, non avrebbe potuto mai registrare, mai fare, insomma. Alla fine però si è pensato, anche per gusti di pubblico, di lasciare tutto com'era e quindi lasciare loro la parte che le spettava. Beh, alla fine, insomma, hanno trovato questo punto comune d'accordo. Sì, anche se loro non si sono mai poi incontrate, insomma. Vabbè, è stato, ognuno, diciamo, di loro aveva la voglia di primeggiare. Vabbè, come si parla di due donne, poi si parla di due grandi prime donne. E però, ecco, loro è stato un rapporto esclusivamente professionale, artistico. Sì, sicuramente. Però questo loro, diciamo, rapporto ha portato a un capolavoro, a un frutto buonissimo che ora ascoltiamo insieme. Questo pezzo, preparatevi a ballare, voglio vedervi scatenati, voglio sapervi scatenati perché non vi posso vedere, e ascoltiamo No More Tears. Boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no salmon romance. We don't stay. But he turned out to be like every other man I love. Rainy, rainy,
Donna Summer, mamma mia, bellissima. A me piace tanto, poi mi dà una carica, un'energia. A te, Angela? Sì, bellissima. Poi ci riportano indietro. Poi noi che siamo un po'... retro? No, noi siamo un po' retro. Vintage. Ci dicono sempre che dovremmo un po' svecchiarci, eh? Sì, però ormai... Ormai il danno è andato, è affatto. E Donna Summer viene ricordata da tutti, in realtà, come la regina della disco. E invece è stata molto, ma molto di più. Artista dotata di un talento vocale straordinario, ha saputo nel corso della propria carriera sperimentare moltissimo, ponendo le basi per lo sviluppo della musica elettronica. Una cantante assolutamente fenomenale, con una voce capace di andare al massimo ogni volta che lo voleva, un timbro fantastico e sempre intonatissima. Sapeva davvero come cantare, come fare, non era certo una che si improvvisava. E quindi... credo io che anche qualunque altro genere avrebbe sicuramente sfondato. Con ogni nuovo album Donna Summer forniva nuove prove di un talento superiore alla sua reputazione disco. Non solo la sua voce si arricchiva di nuove sfumature, ma le capacità di scrittura mostravano sempre più un netto passo avanti. Prima di lanciare l'ultimo pezzo, perché siamo quasi arrivati in conclusione, vorrei salutare ancora qualcuno. Allora, voglio salutare Luigi. Ciao Luigi, come vedi ho salutato anche te. E poi voglio salutare Raffaele e Patrizia. Salutare Lorenzo. Ciao Lori, e salutami anche la mia gemella Anna Maria. E poi chi altro ancora mi aveva scritto? Insomma, tutti coloro che erano qui prima collegati. Vabbè, ho perso qualche nome. Non me ne vogliate. Ringrazio davvero tutti. Vi ringrazio davvero di cuore, perché questa esperienza in radio per me è veramente una nuova sfida. È una cosa che... ho sempre, in realtà, in mezzo a tanti sogni che avevo lì nel cassetto, che avrei voluto fare. Grazie, mi qua qualcuno dietro la regia si vuole prendere i meriti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Grazie a Davide che mi ha dato, e a Francesco. Guarda, adesso inizia una lite lì dietro in regia. Non vi preoccupate. Ringrazio tutti. L'ho scoperta io. Ecco, lui è il mio talent scout. E quindi veramente è un'esperienza molto bella per me, è una cosa di quelle che proprio mi rendono euforica ed entusiasta. Quindi, beh, che ti calzano a pennello però, eh. Beh, allora adesso questo lo scopriremo solo vivendo, ok? Però, insomma, è una cosa che mi piace, quindi davvero vi ringrazio, perché questo vostro sostegno mi dà carica, energia ed entusiasmo per fare sempre sempre molto meglio. Voglio ringraziare Angela, perché Angela non è qui solo questa sera, Angela c'è sempre da 9 anni, qualcuno in più forse, no, forse 9-10 anni, insomma. Avevo i capelli corti, pensa tu. Non aveva le rughe. Non avevo le rughe, vero. Infatti l'ho detto, ma qui dico un filtro. Ma neanche ora ce l'ha, cioè, era una battuta, c'è, dai. Un filtro lifting, ho le rughe. È giovanissima, sono la mia maestra. Bassa, ma insomma, trovatemelo un pregio, una virtù, ma che cavolo, addirittura. Mi suggeriscono brutte cose dalla regia, non lo voglio dire. Cuore, peace and love, anch'io. E quindi Angela è sempre presente, quando la chiamo lei risponde, sta già là con la cornetta in mano. A Simona aspetto. Quindi grazie Angela, tu vuoi ringraziare ancora qualcuno? Ringrazio tutte le persone che insomma mi hanno seguito. Ne approfitto per salutare Nicola, Maddalena. Chi c'è? Francesco, Anna, Leonardo, Paola,
Insomma, sono tantissimi, quindi vi ringrazio, grazie per avermi seguito, grazie per averci seguito. Grazie, grazie. In compagnia di Simona starete anche la prossima settimana e... insomma, sì, la prossima, le altre che verranno. La prossima settimana, volevo dare un'anticipazione sulla prossima puntata, sarò in compagnia di Flavia Peluso e Naima Libreria e parleremo non solo di voci intese come, come voci che cantano, ma anche come voci che sentono e come voci che vogliono comunicare, trasmettere un qualcosa attraverso quella che secondo me ancora prima della musica è una delle più grandi e sublimi espressioni della voce, che è la poesia, e della poesia in musica. Quindi sarà una puntata un po' particolare, raffinata, vi invito a seguirla. E Angela, io spero di averti presto di nuovo qui in diretta con me, perché sei un'ottima compagna di viaggio, un'ottima compagna di merende. Di merende soprattutto. Avevamo già sperimentato questa cosa. Ti Bene, ringrazio, allora, grazie mille a te Simona. Ma figurati, per me, tu lo sai, è un piacere, fai parte della mia vita ora e sempre, quindi non potevi non far parte anche di questa esperienza anche questa sera con me. Voglio ricordarvi di restare in diretta e di restare connessi, perché adesso arriva il grande mio mitico talent scout Francesco Ricca con Top Music Web, con un ospite eccezionale questa sera che è un rapper, il Cervello. Ciao, dove sta? Eccolo lì. E poi voglio salutare anche, vedo anche Luciano. Luciano, vabbè, non lo diciamo chi è Luciano, però io e Luciano siamo stati in una relazione profonda anche noi. È vero, Luciano? Questa cosa lascia molto a pensare. No, no. Lui sa perché, chi lo conosce sa perché. E anche Beh, in io. Realtà mi sa che anche io l'ho anche intravisto. Anche tu l'ho intravisto quando anche tu relazionavi con me intimamente. C'è sempre un mondo da scoprire. Allora, vi voglio lasciare con l'ultimo brano. Con un brano di Donna Summer, che per la sua versatilità venne scelta anche per recitare nella pellicola Thanks God It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Qui siamo ancora a mercoledì, ma per venerdì manca poco. Sul finire degli anni 70. Per questo film incise ben 3 brani e con uno di questo, Last Dance, vinse numerosissimi premi, tra cui un Oscar per la migliore canzone originale. Ed è proprio su questo brano che vi voglio salutare e vi voglio dare appuntamento alla prossima puntata di Voice on Top. A voi, Last Dance. Last Dance. Last Dance.